Campione numero 12. Allora, andiamo ad analizzarla. Allora, questa roccia ci accorgiamo subito che è fatta di frammenti di rocce preesistenti. Quindi questa roccia è frutto di vari processi. Erosione, le rocce preesistenti sono state trasformate in clasti, trasporto, deposito e diagenesi. Allora, andiamo a descriverla. Le rocce clastiche, nelle rocce clastiche non ha senso parlare di minerali accessori e fondamentali, ma parleremo di clasti, che altro non sono che frammenti di rocce. E quello che è importante è il diametro dei clasti, indicato da questo simbolo. Allora, le rocce clastiche si classificano in funzione del diametro dei clasti. Se i clasti sono maggiori di 3 mm, siamo davanti a un conglomerato o una breccia. E assolutamente il diametro è maggiore di 3 mm, ok? Andiamo a vedere la struttura. Ora, il fenomeno del deposito, il processo del deposito, lascia delle tracce nella struttura. Ah, guardate un po' qui. Qui abbiamo una grana più grossolana, più fine, più grossolana, più fine, più grossolana, più fine, più grossolana, più fine. Questi livelli, ogni livello è un periodo in cui il sedimento era sempre dello stesso tipo, perché magari la piovosità era sempre la stessa, il fiume aveva sempre la stessa velocità, la stessa portata. Poi cosa succede? Aumenta di colpo e le dimensioni dei clasti sono più grandi. Qui c'è stata una piena che ha portato, aveva più energia, più acqua, più velocità e clasti più grandi. Quindi io vedo una struttura stratificata. Gli strati, vi ricordo che sono separati gli uni dagli altri da interstrati. Se vogliamo possiamo provare anche a disegnarla. Quindi ho un livello più grossolano, poi ho un livello grossolano fine, un livello fine, un altro livello grossolano e il campione è più o meno questo, ok? Ora, quindi abbiamo una struttura stratificata, che già vuol dire evento sedimentario. Poi sappiamo che la roccia è fatta di clasti di diametro maggiore di 3 mm. L'indice di colore non ha senso. La reattività agli acidi. La reattività agli acidi può avere senso. Allora, dopo il deposito avviene il fenomeno della diagenesi, cioè i frammenti di roccia vengono in qualche modo incollati l'uno all'altro e diventano un unico oggetto, prendono una consistenza appunto littoide. Come mai questo avviene? Avviene perché tra i frammenti di roccia circola dell'acqua e quest'acqua circolante può rilasciare dei sali minerali che noi chiamiamo cemento. Ora, oppure può capitare che il fango più fine blocchi l'uno con l'altro tutti i materiali e allora la chiamiamo matrice. Allora, la matrice è la frazione più fine del sedimento, l'argilla, il limo. Il cemento invece sono sali che si depongono a causa delle acque circolanti. Ora, i cementi più diffusi sono due: il calcare, che dà effervescenza con l'acido cloridrico e che è di colore chiaro, e l'ematite.
L'ematite non dà effervescenza con l'acido cloridrico ed è di color rosso ruggine. Questo campione è evidente che è rosso ruggine, però se noi volessimo essere sicuri della mancanza assoluta di calcite, beh, un po' di effervescenza l'ha data, ma veramente poca. Quindi traiamo le conclusioni. È una roccia di quale ambiente? Di ambiente sedimentario. Quindi è una roccia sedimentaria. Di che facies? È fatta di sabbia, di ciottoli tondi, sabbia, ciottoli tondi, un deposito tipicamente fluviale. Nome, che nome gli diamo? Ai clasti più grandi di 3 mm, quindi è una, però sono tondi. Se i clasti sono tondeggianti, ciottoli, lo chiamiamo conglomerato. Un tempo si chiamavano anche pudinghe. Italianizzazione del termine pudding. Se invece è fatta da clasti spigolosi, la chiamiamo breccia. Quindi questa qui è un conglomerato. Perché i clasti sono chiaramente arrotondati. Ok, guardate qui, questo è tondo. Allora, cos'altro possiamo dire? È una roccia fatta quasi esclusivamente da quarzo, da ciottoli di quarzo. Questo vuol dire che questo fiume ha trasportato molto a lungo le rocce e sono rimasti soltanto i minerali più duri e meno alterabili. Vi ricordo che il capafelspato e il plagioclasio si alterano in acqua e diventano argilla, ma il quarzo rimane sempre quarzo. Quindi io direi che possiamo aggiungere che è un sedimento maturo. È un sedimento maturo perché sono rimasti soltanto i clasti più duri. Ah, e ha un cemento ematitico. Cemento ematitico. Ora, se ci fossero stati dei fossili, avremmo anche potuto datarla. Però vi posso dire che questa roccia probabilmente è una New Red Sandstones, una roccia che si è formata tra il Permiano superiore e il Triassico. Quindi è una roccia che ha all'incirca 290 milioni di anni, dipende se è del Permiano o del Triassico. Nel prossimo video vedremo il campione numero 13.